Ormai è passato più di qualche giorno e qualcuno di voi mi ha mandato un libro da guardare, da leggere, da recensire, e così ho fatto. Quindi, senza peli sulla lingua, aprirò questo libro e vediamo un pochino di cosa tratta. Così vi posso dire se è il caso di acquistarlo, se mi è piaciuto e se le immagini che andrò ad osservare mi daranno qualcosa, mi racconteranno una storia, mi inviteranno a rimanere sul le fotografie almeno più dei fatidici 3 secondi. Sì, perché ragazzi, di foto ormai siamo completamente pieni, colmi fino all'assù, e sappiamo molto bene che basta andare su Facebook, Twitter, 500px, Flickr, Instagram per riempirci gli occhi di fotografia o di immagini o di roba strana. E sì, perché non sono tutte fotografie. Ma ora andiamo a vedere questo libro e parliamone. Il libro in questione è di David Melani, New Dark Style 101 Evolution 2.0. Alcune parti delle immagini vi dico subito che le starete vedendo censurate, perché si tratta appunto di un libro che contiene fotografie di carattere nude. Allora, per prima cosa sono andato a cercare la casa editrice, visto che proprio all'interno del libro c'è scritto che è pubblicato da Albatross Books. Come vedete, ho fatto una ricerca all'interno di Google cercando appunto Albatross Books, ma non ho trovato un granché, se non dei vecchissimi riferimenti, probabilmente non inerenti a questa casa editrice, e nemmeno un sito web chiaramente identificabile ad essa. Così ho ricercato David Melani Albatross Books e niente, anche in questo caso tutti i libri che mi presenta di David Melani sono targati lulu.com, che per carità non c'è niente di male nell'autopubblicazione, però secondo me bisogna essere un pochino più chiari. Se io spendo 90 euro circa del costo di questo libro, e no, non le ho spese perché me l'ha inviato l'autore, e se le spendo presso lulu.com, e tengo a precisare che parlo per esperienza personale, perché quando ero piccolino, 20 anni fa quasi, avevo pubblicato, sai, quella piccola raccolta di poesiole che scrivi quando ti sei bevuto qualche cicchetto in più e sei un po' triste perché la pischella ti ha cannato, e l'avevo appunto autopubblicato su lulu.com. Ripeto, non c'è niente di male, ma non mi verrebbe mai da scrivere che un libro viene pubblicato da una casa editrice mentre poi lo trovo su lulu.com. Niente, questo aspetto non mi è piaciuto molto, devo dire la verità. Quindi, dicendola un po' alla borghese, ti do un 5. Mazza che tono. Ma comunque non è che voglia partire prevenuto per questo aspetto, e quindi andiamo avanti. Simpatica la grafica in prima pagina, anche se non ne capisco bene il nesso. C'è il titolo, pubblicato da, ne abbiamo già parlato, e sbam, iniziamo subito con le prime immagini. Ora, il titolo mi ha già preparato ad immagini di nudo, e senza ombra di dubbio le prime pagine del libro quello contengono. Non posso valutare assolutamente il libro dalle prime pagine e dalle prime immagini, proprio perché ancora non posso comprendere dove sia art, comprendo dove sia nude, e non posso assolutamente ancora comprendere dov'è la storia, perché vorrei soffermarmi anche su questo aspetto. Se io compongo un libro di un tot numero di pagine, ovviamente dovrò aver ben chiaro il mood di questo libro, il percorso della storia che si andrà ad esplicare all'interno delle pagine del libro, ed una serie di riferimenti stilistici correlati che, so, magari ci saranno all'interno anche delle didascalie o qualcosa del genere. Ora, io questo ancora non lo so. Non lo so perché ho deciso di fare la recensione proprio insieme a voi. Cioè, sfoglio il libro, guardo il libro, parlo del libro e faccio considerazioni tout court, evitando di essere già prevenuto perché ho già visto magari tutto quanto prima. Continuiamo a sfogliare. Oh, ecco qui una didascalia. La bellezza non ti appartiene, è di proprietà di chi guarda. Quindi con molta probabilità mi si sta iniziando alla famosa storia di cui parlavamo prima attraverso questa ermetica descrizione. Il che non mi dispiace, eh? Ci sono libri di fotografia dove le descrizioni, il racconto vengono spiegate attraverso degli scritti ben precisi e articolati, ed altri libri magari dove si lascia ad alcune frasi molto
molto ermetiche, solo l'avvio, l'imbocco al lettore, che poi deciderà di usufruire quasi nella totalità del caso della visione completa delle fotografie. Ora, sfogliando l'immagine accanto, c'è qualcosa che già non mi torna. È vero che mi si presuppone nel titolo che io stia osservando un artista. È nude art, le foto le ha fatte David Melani, quindi David Melani è un artista. È questo che mi si sta dicendo nel titolo. Ora, all'artista io vorrei far notare che la fotografia è un linguaggio. Se tu mi parli questo linguaggio, se tu mi parli di bellezza, quindi di forma estetica, e poi mi presenti un'immagine totalmente distorta, con il ginocchio messo in una posizione del tutto antiestetica, io non ho la proprietà assolutamente di essere colui a cui appartiene la famosa bellezza di cui tu parli. No, questa immagine proprio non mi sta raccontando quello che mi hai detto poco fa. Ho saltato a pie pari le prime due immagini perché erano una specie di introduzione, cioè non capendo di cosa mi stai parlando, ho avuto da lettore la foga di andarmi a cercare subito l'arte nella fotografia di nudo. Andando avanti, le altre due foto sono pressoché un rimando delle prime due. Non c'è una storia ancora, o perlomeno non riesco proprio a vederla. Ci potrebbe essere un mood, ma è carente di qualsiasi filo conduttore. Ancora non vedo niente se non la solita ragazza con le calze bucate, tatuata, coi capelli colorati, e badate bene che non ho assolutamente niente in contrario alle calze bucate e ai capelli colorati, e tantomeno ai tatuaggi. E nella pagina accanto c'è la ragazza nuda messa sopra quei gradini, dove, ripeto, l'ambiente viene descritto attraverso la fotografia, ma il soggetto insieme all'ambiente non stanno assolutamente comunicando in alcun modo. Tra l'altro, le immagini sono tecnicamente alquanto banali, non mi aspetto niente da questo aspetto, scusate il gioco di parole. Quindi cerco con ancor più forza il racconto. Senza dubbio i soggetti che vengono proposti sono intoccabili, bellissime ragazze, ma la fotografia non è che debba raccontare bellissime ragazze nude. La fotografia mi dovrebbe raccontare perché quelle bellissime ragazze sono nude, e a parte qualche esercizio di stile, come in questo caso dove la ragazza ha una calza a rete sulla testa, che senza dubbio mi può richiamare Helmut Newton come idea, ancora senza dubbio, a differenza di Newton, questa foto non mi racconta nulla. C'ha una calza? C'ha una rete? Non lo so, fuma una sigaretta con sta rete in faccia? La posa è lievemente ben gestita, la texture del muro fa da contrasto alla pelle del soggetto, ma non capisco che cosa ci vuoi dire. Ecco qui che ci troviamo un'altra descrizione, magari ci aiuta a comprendere di più. Sono stato travolto dalla luce e in molti casi anche dal buio. Carina, una frase, ci troviamo nemmeno a farlo apposta. Forse è qualcosa di ricorrente, stai tentando di raccontarci qualcosa attraverso l'inclusione di queste immagini distorte con delle pose assolutamente non convincenti? Se questo è un punto del racconto, il linguaggio è carente di sintassi. Fra l'altro, la gestione luce ed ombra è alquanto approssimativa, ma non ne faccio un problema, ripeto, l'aspetto tecnico viene molto dopo rispetto a quello sintattico dell'immagine. Ma siccome anche questo è carente, se non del tutto, a parte qualche mia personalissima considerazione invisibile, il mio cervello va a cercare anche purtroppo l'aspetto tecnico per comprendere dove stia art accanto a nudo. Continuando a sfogliare le immagini, mi sto accorgendo che tutte quante sono completamente slegate tra loro, se non qualche immagine che viene ripetuta con angolazione diversa, ma di coerenza strutturale del linguaggio e del racconto non ve n'è ombra. Fra l'altro, continuando a sfogliare, mi sto accorgendo che sfoglio velocemente. Le immagini non mi fanno rimanere, non mi fanno star sopra di esse, cioè non ho assolutamente voglia di rimanere ad osservare l'immagine per definirla fotografia. Ecco, questa te la potevi proprio evitare. Siccome me l'hai chiamato art e non trash, no, questa pessima. Andando avanti, sempre le solite belle ragazze, la frasetta buttata lì perché ormai è di quello che si
sta parlando. La prima macchina che ho imparato a usare è stato il mio occhio, manco fossi Polifemo. Del racconto fotografico proprio non c'è ombra, ed è preoccupante perché sono arrivato a 20-25 pagine più o meno. Altra frase: tieni conto che il tempo non esiste, lo spazio varia e la luce esplode. Tutto a posto, solita immagine distorta, mal gestita, e andiamo avanti. Ecco, fra tutte quante le immagini, una mi ha permesso di stare sopra di essa per più di quei canonici 3 secondi. Se questa immagine fosse stata il caposaldo magari di un racconto fotografico, se ci fosse stata una progettazione seria dalla copertina fino all'ultima pagina, dove il concept si sarebbe svolto fino a rendermi partecipe di una storia, di un racconto, non per forza difficile, anche un solo stato d'animo raccontato all'interno di tante immagini, questa l'avrei chiamata fotografia. Ora non posso che chiamarla a caso, è la legge dei grandi numeri: tra tante immagini inutili hai tirato fuori una foto. Ma questo non è fare fotografia, questo è comporre qualcosa a caso, senza alcuna progettazione e senza alcuna cognizione. Alessandro Borghese a questo punto t'avrebbe mazziato, anche se non ci capisce niente di fotografia. Io invece sono buono, vado ancora un po' avanti. Vado avanti, ma a un certo punto non ce la faccio. L'ennesima frasetta assolutamente inutile ai fini di un racconto. Ennesima ragazza nuda messa lì solo per il gusto di essere messa lì. E niente, questo non è un libro di fotografia. Questo lo potremmo chiamare tranquillamente portfolio, per poi definirlo un portfolio errato, cioè una serie di immagini messe lì alla rinfusa, dove il cliente assolutamente non riesce a comprendere di cosa questa persona voglia parlare di sé, della sua fotografia e del suo linguaggio, ma è più vicino a un portfolio che a un libro, un porfoglione inutile. Io tengo 12 fotografie che ogni tanto vario, anche perché nel corso del tempo qualcosina di buona farò. Niente, siamo arrivati alla fine. Anche la back cover mi parla dell'inutilità, dell'assembramento di tutte queste immagini che non si vogliono assolutamente elevare a fotografia. C'è un chiaro scopiazzamento delle fotografie di Helmut Newton senza tener conto della storia, del momento storico, del linguaggio e di tutte quelle variabili che componevano le immagini di Helmut Newton che divenivano fotografia. È inutile, è totalmente inutile prendersi il libro di Newton, prendere la macchina fotografica, mettere in posa una pischella, metterle magari l'accessorio, la sigaretta, come faceva lui, e pretendere di aver fatto arte. Questo contenitore che mi hai mandato è errato sin dalla parola art. No, non è art se te lo pubblica lulu.com e quindi te, anche se ci scrivi una fantomatica casa editrice. Se l'avesse pubblicata la casa editrice, non sarebbe stata distribuita da lulu.com, ma all'interno del libro avremmo trovato tutti i santi riferimenti di questa casa editrice, che anche se si fosse appoggiata ad una distribuzione esterna avrebbe scritto tutti i riferimenti del caso. No, non è così che si fa un libro. Ti basti pensare che non ho mai pubblicato un libro di fotografia perché non sono in grado di pubblicare un libro di fotografia, e perché un libro di fotografia ti deve essere totalmente sovvenzionato. Se poi mi vuoi raccontare che 3 amici al bar ti hanno sovvenzionato questo libro e tu non hai cacciato una lira, va benissimo, ma tutto questo comunque non fa di questo un libro. Comunque io ti ringrazio per avermelo mandato. Ovviamente tu per primo eri certo di una mia lettura senza alcun freno inibitorio. Se domani, che ne so, La Chapelle mi mandasse un libro per dirmi che me lo leggi e me lo racconti all'interno di un video, io direi di no, non ho la cultura per farlo. Ma posso dire a dei miei coetanei nel senso di persone che più o meno stanno al mio livello fotografico, cosa penso del suo prodotto, della sua produzione. Però cerchiamo di usare anche un pochino di buonsenso. In quanti ti comprerebbero questa raccolta di donne nude? Tanti? Ok, sarebbero in tanti a comprare donne nude, non fotografia. È questo il problema. Comunque, se anche voi volete inviarmi fotografie, una raccolta previa, comunque mia approvazione,
situazione, potete scrivermi un direct sul mio canale Instagram, oppure su Facebook sulla mia pagina, oppure anche qui su YouTube, su Twitter, insomma dove pare a voi. Ringrazio Alessio e Ludovico per la donazione, e se anche voi volete fare la vostra donazione, visto che poi è pure Natale, qui sotto nell'info box trovate tutte le informazioni per farlo. Se il video vi è piaciuto, condividete e iscrivetevi al canale. E fatemi sapere anche voi, da quello che avete visto, cosa ne pensate del libro di David Melanio.